Una serie di colori primari domina il dipinto, in cui vediamo una donna intenta ad apparecchiare una tavola. Siamo all'interno di un'abitazione, in una stanza tutta rossa. L'intera superficie è resa armonica da uno sfondo unificante di colore puro, abilmente integrato nella struttura della composizione, così da saturare la stanza. La tovaglia si fonde con la parete e le figure sono state completamente appiattite, distorte e semplificate. Tutto ciò contribuisce a rinforzare il flusso lirico delle forme ornamentali e dei colori iridescenti. Matisse, qui come in altre sue opere, ha usato come mezzo d'espressione i colori più che la descrizione e ha deliberatamente ignorato le regole convenzionali di disegno e prospettiva. L'artista aderì al gruppo dei Fauves dal 1905 al 1908 e non si fermò mai di sviluppare il suo stile personale nel corso di una lunga carriera. In tutta la vita di Matisse, il colore ha sempre avuto un ruolo centrale nella sua opera. Anche quando negli ultimi anni, costretto a letto, realizzò i cosiddetti papier découpé. Si tratta di collage, anche di grandi dimensioni, realizzati ritagliando carte coloratissime, accostate in composizioni vibranti e fortemente espressive. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Artesplorando!